Allora, c'è qualcuno? Chi è che c'è? Chi c'è? Chi c'è? Ciao Oscar, ciao Fabio, ciao Mirko, ciao Simone. Ma Mirko, togli la curiosità. Ma di quello che ci eravamo scritti via mail? Ma basta dire sì o no, eh? Non è un problema. Ciao Roberto, ciao Giovanni, ciao Giuseppe, ciao Marco, ciao a tutti quanti. No, parliamo face to face, vis-à-vis, giusto per capire, visto che ho centinaia di persone in coda, tornerebbe anche utile avere un po' di chiarezza sulle cose. Comunque, ragazzi, allora, ci facciamo un bel impastino di teglia e uno di napoletano per i corsi di questa settimana. Okay. Quindi, impasto di teglia, dai che vi do un po' di numeri oggi. Facciamo 40-40-30, quindi 400 grammi Manitoba, 400 grammi 00, 300 burrato. Ok? Burrato arrosto. Andiamo di perfetto, 400. Sì, vabbè ragazzi, ovviamente non può essere 400 300, perché arriviamo a 1100. Avendo messo i 300 di Manitoba, facciamo tranquillamente 350 350 e 300, scusate, di burrato, quindi 350. Questa qua è la Manitoba Marina, gli diamo un 3,50 e poi abbiamo la soffiata, un altro 3,50. Ok, 3,93, 2,90, 3,50. Perfetto, così abbiamo il nostro chilo. Venite qua così vi faccio vedere tutto. Ciao Andrea, ciao Ciccio, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, vi metto qua e andiamo un po' pesarci un po' di robine. Quindi la nostra farina ce l'abbiamo, poi andiamo di 7 grammi di lievito fresco chilo e i nostri 800 grammi di acqua. Quindi i nostri 7 grammini di lievito. Ok, e andiamo in macchina e poi il resto del lievito lo lasciamo qui che ci sarà per dopo. Ci pesiamo l'acqua, 800 grammi. Sale, sale, vedete dove sto pesando ragazzi? Sì, sono di qua. E sale andiamo di 20-25. Ragazzi, adesso facciamo partire e vi rispondo, ok? Mi metto gli auricolari così siamo comodi, ho tutte le cose qui, sentite bene l'audio.
Allora, gli auricolari a cavo sono qua. Eccoci qua. Tac. Voilà, e cominciamo a lavorare. Allora, impasto per teglia romana. Perfetto, così sentite. Mischiatina e iniziamo a andare di acqua. Ciao Giovanni, come andiamo? Voilà, perfetto. Allora, Marco, acqua freddissima. Beh, sì, certo, lavoriamo generalmente con acqua fredda, poi freddo, freddissima, dipende. Stefano Facci, sempre un piacere assistere a queste dirette. Grande Giova, grazie Stefano. Ciao Giuseppe Rossitto. Ciao Melo in pasta. Andrea Panci, ciao. Ciccio, ciao. Appena impastato napoletana, 24 ore frigo. Bravo Paolo Leoci. Quindi buona pizza e buona napoletana. Poi, ciao Paolo, ciao Giuseppe, ciao Marco Gigliotti, ciao Giuseppe Fisichella, come andiamo? Come vanno le cose? Corsista assieme al suo amico vero, dimmi se mi sbaglio, di 3 anni fa, non mi ricordo più, dalla Toscana, bella mattinata, mi ricordo, vento, avevamo colto fuori, bello, bello. Spero vada tutto bene, ciao Antonio Fezza, Mirko Savoia, mettere d'accordo le teste non è facile, eh sì, ho capito, ma ragazzi... Voi fate quello che volete, ma io devo avere qualche notizia. Non è che uno risponda a una mail e poi rimane così nel limbo per 10 giorni. Anche perché, ripeto, i posti sono quelli che sono e i prezzi si fissano solo con un acconto. Se no, vi beccate gli aumenti e questo è. Cosimo Romanazzi, ciao Giovanni, cosa preparerò? Preparerà, immagino. Allora, questo impasto teglia romana. Perché i prossimi giorni ho 2 corsisti, uno per 2 giorni e uno per 3 giorni, e faremo teglia romana napoletana e poi teglia romana napoletana e focaccia. Ciao Angelo Sancassani, ciao Luciano Viola, ciao Oscar, ciao Fabio, ciao Simone, Alessandro Vesentini, ciao carissimo. Poi ho preso la macchina che mi avevi consigliato, anzi forse la versione ancora più pro, mi sembra. E è uno spettacolo effettivamente. Poi certo uno deve metterci dentro il caffè buono ovviamente, però ragazzi, fa dei caffè, dei cappuccini che sono una roba spaziale. Adesso devo passare da te a comprarmi una bella scatola di caffè di quello buono. Ciao Enrico, ciao Roberto, ciao Giovanni Reggio. Come dicevo, questo è di teglia romana e poi magari facciamo assieme anche un impasto di napoletano. Eccovi qua. Ciao Marco, finalmente una bella teglia romana, si può nel forno di casa. Valerio Alessandra, certo Alessandra, si può nel forno di casa con alcune accortezze. Non magari in tutti i forni, non nello stesso modo, non se ne possono fare 15 di fila, però si può. Con i giusti accorgimenti si può. Non è assolutamente detto, non è semplice, però... Tenete presente ragazzi che la teglia romana si cuoce professionalmente sotto i 300 gradi comunque, eh? Anche la teglia la cuociamo tra 280 e 300, che sono temperature non così dissimili da quelle del nostro forno di casa. Certo, un forno professionale ha una trasmissione del calore, un lavoro sulle resistenze, è tutto completamente diverso, però voi... Se non avete proprio un forno che arriva al massimo a 220, ma avete un bel forno moderno che sta tra 250 e 300, anche se non è fatto come il forno classico professionale da pizzeria, ce la si può fare con i giusti accorgimenti. Ok Alessandra? Melo in pasta. Che pene pensi della farina Petra Giova? Farine Petre sono ottime farine, ne penso bene e male, come cosa ne devo pensare? È un mulino che fa buone farine, alcune molto funzionali, funzionano bene. Beh, non posso che parlarne bene, onestamente. Ciao Panetti Eugenio, Alessandro, sì, bene, bene, bene. Ciao Alfiero, ciao Iuli, buona domenica a te. Ciao, qual è la tua opinione per il momento giusto per stagliare?
Ho visto una discussione su internet, ho pensato a te e a tuo parere. Ciao Lisa Borghi, ciao Domenico. In che senso Wio radò il momento giusto per stagliare? Perché prodotto innanzitutto? Non capisco a cosa ti riferisci. In che senso il momento giusto per stagliare? Poi ripeto, perché prodotto? Per quale prodotto? Perché poi mica sono tutti, mica per tutti è la stessa cosa. Ciao Luca, condividete figliuoli. Il momento giusto per stagliare per la teglia romana per un impasto diretto è quando il vostro impasto ha circa triplicato in volume. Una volta che vi ha fatto 3-4 volte, voi prendete e stagliate. Qual è il mistero dietro il momento giusto per lo staglio? Che in questo momento onestamente mi sfugge. Quale dovrebbe essere? No, perché poi lo so che i fenomeni su internet tentano di dirvi che esistono milioni di ricette magiche, trucchi, segreti, però le robe poi in genere sono semplici, al massimo possono essere complesse, ma vi appaiono difficili solo quando non ci capita un cazzo. Quindi ricordatevi sempre la differenza tra complessità e difficoltà. Valerio e Alessandra, avete il profilo in comune, che Dio vi fulmini. Non si capisce un cazzo. L'acqua un po' per volta, perché tu devi costruire la maglia glutinica che è formata da precursori proteici che vanno ad incastrarsi tra di loro quando gli dai lavoro meccanico e acqua. Se l'acqua la butti tutta in una volta, soprattutto in un prodotto ad alta idratazione, non formi correttamente il glutine. Poi no, olio non ne metto perché, come dicono quegli educati, non serve un cazzo di niente. L'olio, nelle quantità che vi pubblicizzano ricette, nomi, eccetera, non serve assolutamente a niente. L'olio al 2% non serve assolutamente a niente. Io non so più come dirvelo. Ragazzi, lo dico per l'ennesima volta. Io sono l'unico che dà tutti questi contenuti gratuitamente, con frequenza, con costanza e con completezza di contenuti, per l'appunto. Almeno divulgatelo, almeno diffondetelo, almeno condividetelo. Se no di che stiamo a parlare? Condividete una volta per tutti sta cosa, che il 2% di olio è omeopatia, non serve a un cazzo, ok? Ora, se uno vuol mettere i grassi negli impasti e mi dice che mette 100 grammi di strutto a chilo, io gli potrò dire che mi sembra un po' uno spostato mentale, che forse non è il caso di fare roba così pesante, però vabbè, ha un senso. Ma chi mi dice che mette il 2% di olio non sa il diavolo che dice, non sa di che cosa parla. E lo so che voi mi direte: ma Giova, ma che cosa dici? Ma lo dicono super nomi, super cosi. Non me ne frega niente, i super nomi e super cosi dicono puttanate. Questo è, che vedevo di? Sta cosa del grasso negli impasti costò 1%, 2%, 3% anche di olio, a me fa ridere, ok? Anche perché voi vi dimenticate sempre una cosa. Quando si parla di pizza, voi la dovete mangiare, il cliente la deve mangiare. Ma voi veramente mi volete far credere che quando andate a mangiare la... Bravo Martucci Alessandro, esatto, mamma mia, manco avessero cazzo il palato assoluto. Ma voi veramente mi state a dire che quando vi state mangiando la vostra Zola funghi e speck sentite nell'impasto un qualcosa di diverso se c'è stato messo il 2% di olio? Ma ragazzi, ma veramente, ma siamo seri? Ma ancora siamo a ste cose? Io lo so che voi e noi, facciamo noi dai, perché sennò poi sembra, io mi metto sempre tra i primi, no, non sono nervosetto, dico le cose come stanno, sempre e comunque, e ovviamente poi mi posso anche incazzare sulle idiozie. Io lo so che siamo una società che adora l'omeopatia, adora le puttanate, qualsiasi cosa scientifica gli va dietro, ok? E quindi non abbiamo la più pallida idea di cosa vogliano dire queste cose. Ma il 2% di olio non può essere percepito in nessun modo. In nessun modo. Punto.
Zio Bono, se invece di riempire i SIGEP e le cose varie e tutte le riunioni e le fiere di puttanate, di show cooking sul niente, si facesse ad esempio un bel meeting in cui si parlasse di queste cose, non sarebbe male. Io purtroppo, per fortuna, lavoro 9 giorni su 7 e quindi di andare in giro a fare il circo tempo ne ho poco. Però vi giuro che mi piacerebbe organizzare una cosa di questo tipo, lo dico sempre, lo so che lo dico sempre, però, oh raga, è il giorno 24 ore. Cosa voglio dire? Ciao Marco Sorbo, un salutone. No, di se sei d'accordo o no. Un bel meeting in cui si parla dei grassi negli impasti, dei prefermenti, del lievito madre, tutto quanto. E ci si mette a far fare agli astanti un bel test in doppio cieco sugli assaggi. Si prende nota e così si fanno le tonde col 2% di olio e quelle senza, tutto ovviamente random. Si fanno le tonde con la biga e col diretto, eccetera, eccetera. E si prende nota di quello che rilevano gli astanti, i partecipanti e tutti gli anti di cui stiamo parlando. Ma voi lo sapete che ci faremmo delle risate che metà bastano? Delle risate che metà bastano sull'aroma che porta la biga, l'acidità del coso e la friabilità dell'olio. Ma sapete che risate che ci facciamo? Cazzo, un paese di imbecilli. Poi mi dicono anche che mi incazzo. Ah, vedete un po' voi. Marianne Concetta Raunisi, verissimo, stata al SIGEP e sono tornata a casa solo col mal di testa. Ma sì, poi io ovviamente esagero, adesso la sto mettendo giù dura. È ovvio che per una manifestazione di quel tipo è il suo scopo, le aziende mostrano i nuovi prodotti. Ok, però porca bestia, non sarebbe male puntarla anche sulla crescita delle competenze collettive, delle conoscenze e via dicendo. Mica, sta roba dell'olio non se ne può più. Costi 20 grammi di olio a chilo. Ma porca puttana, ma tutti quanti se ci bendassimo non sapremmo riconoscere il gorgonzola dal taleggio ancora un po'. Ragazzi, noi ci sopravvalutiamo. Voi finché non prendete coscienza del fatto che siete degli idioti e quindi dovete, io lo dico a voi, ma lo dico a me stesso, lo diciamo, diciamocelo in tutti, finché noi non prendiamo coscienza di essere degli ignoranti, che non capiamo che abbiamo bisogno di crescere, che abbiamo bisogno di capire, non riusciamo a migliorare. Quando iniziamo ad autoconvincerci che noi sentiamo questo e quell'altro e qui e là, stiamo attribuendo a noi stessi, al prodotto che facciamo, aspetti che non esistono, ce li inventiamo. Ci facciamo un grande circo sul niente. Io ho fatto, forse l'ho detto spesso, le consulenze a settembre, ero a fare una consulenza, proprietario della pizzeria, un enologo, non un appassionato di vino, un enologo che mi fa: Giova, ma guarda che se mettiamo i bicchieri neri sono cazzi nostri quando facciamo le degustazioni. Quando mettiamo i bicchieri neri sono cazzi nostri. Pigliamo delle inchiappettate, degli strafalcioni, che metà basta. Quindi vi prego, basta con tutta sta roba, basta con tutto sto circo. Voi dovete capire che chi lavora in questo vale in qualsiasi campo, ok? E poi più sei ignoranti e più questo accade. Se io vi voglio far credere che io sia il più bravo, che abbia chissà quali segreti tramandati da chissà quali dei, in che modo, io vi dico che le robe sono estremamente complicate, chissà che cosa c'è, chissà che cosa devi, chissà quale padronanza devi imparare, chissà quale mistero c'è dietro, chissà quali aromi accadono se fai questa roba, se metti il sale un secondo prima, il lievito 3 millisecondi dopo. Questo è tutto un circo togni per farvi pensare che io ho una verità
che voi non potete capire perché non si sa, perché d'altra parte se sbagli a mettere il sale di 2 minuti e la pizza non viene, lì, cazzo, devi essere veramente un fenomeno. Invece non è vero, non è vero. State a fare pizza, non state a cercare i neutrini. No, ma poi l'olio non è che forma la maglia, non è che aiuta la maglia. Tra l'altro l'olio e i grassi si frappongono tra le maglie del glutine, si mettono come fluidificanti alla struttura che andate a creare, di sicuro non l'aiutano. Ma poi al 2%. Ragazzi, l'impasto è già finito. Vedete quanto è difficile fare gli impasti? Io parlo, spippono e cristono con voi in diretta, l'impasto è fatto, è perfetto e basta. Non ho badato se il sale era 3 secondi dopo, 3 secondi prima, e non ho badato granché. Ho in mente le cose giuste, le cose prioritarie, le cose fondamentali e si lavora su quelle. Basta. Su. Esempio, ve ne racconto una per rimanere su questo filone, che è quello che poi mi dicono tutti i corsisti. Ragazzi, i corsisti che sono in linea, confermino o no quello che dico, così voi siete lì, dite se dico balle, no? Quello che mi dicono sempre tutti i corsisti, quando vengono e facciamo quello che dobbiamo fare, mi guardano e fanno giù, ma io non ci credo, cioè abbiamo fatto questa roba qui con questa semplicità, senza far niente di che, qua in quattro mura. Ieri ho fatto un corso in Skype con Luca, che non vedo in diretta adesso, di 2 ore. Ovviamente ho parlato soprattutto io per queste 3 ore, e mi fa: è tutto così chiaro, così lineare, così semplice, senza complicazioni strane, senza robe strane, che mi sembra quasi incredibile, eppure i risultati parlano da soli. Perché? Ragazzi, è pizza. Le cose sono semplici, sono facilmente semplificabili. Io lo so che quando andate a fare un corso, cazzo, con questi qua che vi tentano di insegnarvi, non ho capito cosa, vi fanno passare la loro esperienza e quello che vi dicono come l'ultimo segreto di Fatima. Ma ragazzi, è perché non sanno un cazzo e quindi la devono condire, perché è pizza. Non so se vi sembra brutto. Ammazza e senti quelli che vi dicono: mi raccomando il sale, non metterlo 2 secondi prima, vicino al lievito, attenzione all'acqua e all'umidità atmosferica. Cazzo, pare che se non siete la giusta latitudine e longitudine, una cavolo di pizza non si può fare. 80% di idratazione. Pronto per il corsetto di teglia. Di domani. Mi ero ripromesso di stare calmo e voi vi divertite a farmi arrabbiare. Ciao Elisa, ciao Diego, ciao Paolo, ah, sei sempre tu, ciao Giuseppe, Jonathan conferma, grazie, ciao Nicola, Antonia, 7 grammi a chilo. Pensa a te, porca puttana. Sì, lo so che lo dicono, adesso rispondiamo a Paolo. Paolo Leoci mi scrive: io fino a... Ma mi sto strozzando di nuovo. Ragazzi, devo iniziare a farvi le dirette col linguaggio dei segni. Paolo dice molto giustamente: io fino a quando ho iniziato a seguirti, pensavo che per avere croccantezza ci fosse bisogno dell'olio, soprattutto per le teglie. Paolo ha ragione. Una marea di gente vi ha detto per anni che per avere i prodotti croccanti serve l'olio. Ma a voi vi sembra intelligente sta roba? E la cottura non conta niente? E come idratate il prodotto non conta niente?
Non è vero che per fare un prodotto croccante serve l'olio. Non è vero! È una delle cose che si può usare per dare della friabilità, della consistenza. Ok, ovviamente in una certa quantità. Ma non è vero che per la croccantezza serve l'olio. Non è vero! Io lo so che ve l'hanno pubblicizzato, ve l'hanno detto, ma non è vero. I miei corsisti dicano quant'è croccante la teglia che mangiamo assieme in cui non c'è l'olio. Scrivetelo se siete in linea. Visto che c'è Jonathan, non so se ho visto qualche altro corsista. C'è gente che dice che sbaglia a divulgare quello che poi dici tu, perché c'è gente che una volta doveva alzare le mani perché le aveva calde e doveva raffreddarle. Ma sei serio? Cioè, se no cos'è? Scaldava l'impasto? Incredibile, cazzo. Ciao Nicolai, come andiamo? L'altro giorno, sistemando la cantinetta, ho visto la bottiglia che mi hai portato, quando l'assaggio ti dico. Anche il fatto quando prendo l'impasto della vasca non metterlo sopra l'altro pezzo che è già sul tavolo che si strativi. Ma rabete mat. Vi fanno credere che chissà quale equazione esponenziale bisogna mettere assieme, perché sennò una pizza non viene, capito? Oh mamma mia. Grazie ragazzi, sono contento. Ho ancora in mente quanto scrocchiava la teglia quando sono venuto da te. Eh sì. Vi ringrazio ragazzi, sono contento. Ragazzi, poi ripeto, io parlo schietto. Ragazzi, la si mette complicata quando si è consci che non si sa un cazzo. Quando sei ignorante, è ovvio che tenti di farcire la roba in maniera molto più complessa di quella che poi è realmente. Perché uno, non ci capisci nulla. Due, sei conscio del fatto che sei una bestia e quindi hai paura di dire in maniera molto oggettiva: ragazzi, sto facendo pizza, non sto facendo operazioni a cuore aperto. Il problema è che se sei solido dal punto di vista di quello che sai, se sai quello che sei, quello che puoi dare, quello che conosci, tu puoi dirlo tranquillamente, perché non lo senti come uno sminuire te stesso. Ma se sai che sei l'ultimo degli scappati di casa, e allora ci pensi bene a dirlo, perché ti appare subito come il dichiarare che sei uno scappato di casa. Ragazzi, è pizza. Fidatevi che io di robe difficili ne ho viste. No, ma non è che vi faccio il sangue amaro, è il mio modo di fare, di prendere cose. Tra l'altro, parlando di cose difficili, ho visto un meraviglioso video di YouTube in cui uno commentava: Giovanni Tesauro è uno che non è riuscito a fare l'ingegnere e si è buttato a fare queste cose. Ascolta, io non ho mai fatto l'ingegnere perché non mi è mai interessato. Ho preso una laurea in ingegneria aerospaziale così. Ho sempre lavorato in campo meteorologico. Su YouTube ci sono anche mie interviste in televisione, visto che non ce l'ho fatta. Sono stato consulente per l'amministratore delegato della più grande azienda meteorologica privata per anni. Porto avanti ancora alcuni progetti. Trovate il mio nome un po' ovunque, ma io sono uno che, visto che non ce l'ha fatta, di là fa questo. La verità è che, diciamo che mi sono tolto belle soddisfazioni in qualsiasi cosa volessi fare, perché mi faccio un culo come una capanna. E questa è una delle cose che mi piaceva fare. Quindi a un certo punto ho spostato il mio timone da una cosa all'altra. E se tu, che hai messo quel commento e stai guardando anche questo video, cerca Giovanni Tesauro Meteorologia su YouTube e pensa, troverai anche delle mie interviste in televisione, perché non ero capace. O non sono capace. Cazzo, la gente è incredibile. Va bene ragazzi, allora impasto finito per teglia, adesso dai, ci mettiamo a fare assieme anche uno di napoletano.
diamo un po' di riposino, perché comunque poi questo va domattina, quindi a meno delle 24 ore canoniche, e quindi abbiamo bisogno di farlo spingere un po' di più. Mi raccomando, visto che non ha 24 ore, non è digeribile. Vabbè. Ciao Germano, tra l'altro ti ringrazio, Germano Di Leo scrive: su questo posso testimoniare, io uno dei meteorologi nazionali più accreditati. Non ho più rinnovato Decra, Germano, perché non credo più, è stata gestita molto male, non sono d'accordo su come è stata gestita, veramente. Non mi è piaciuto proprio per niente, non ho rinnovato. Tra l'altro pensa che è gestita così bene che quanti saremo? Meteorologi certificati? 20-30 a livello italiano? Tecnici? Altri 30-40? Boh, non lo so. Uno non rinnova, siamo in quattro gatti, siamo in 50 su 60 milioni, non mi hanno manco scritto, non mi hanno nemmeno scritto. Veramente, ne ho parlato con alcuni, non mi è piaciuto. Scusate la parentesi, ma visto che c'è Germano, che è un amico, ci conosciamo, ne ho approfittato. Ti serve un'altra vita per far capire a metà di tutti quelli che ti scrivono in diretta, mi dispiace veramente. Allora, a me viene voglia di mangiare gruda, quante domande, volevo Giovanni, se posso chiederti, ritieni che il risultato con la planetaria, sapendolo ovviamente usare a dovere, pressoché lo stesso rispetto alla... Paolo, se fai le acrobazie sì, però devi fare le acrobazie. Purtroppo la spirale lavora in una maniera diversa, estremamente più comoda, estremamente più intuitiva, meno macchinosa. E insomma, sì, facendo i salti mortali sì, ma devi fare i salti mortali. Vedo che Jonathan ti ha detto no, non è lo stesso, sì, più o meno così. Però si può, si può, però ovviamente, ripeto, devi fare dei grandi salti mortali. Allora ragazzi, facciamoci anche la Napoli, che chiuderemo un po' più tiepidina. Oggi sono in vena di consigli. Quindi vi metto di qua, inquadra me. Allora, per la Napoli vi do una dritta. A me ultimamente piace tantissimo fare questo mix marino, che è un 95% 00. Ok, quindi andiamo di 950 grammi di 00. Andiamo così, se no più. 950 00. Ok. E un 50 grammi di... distruggiamo tutto, un 50 grammi di Enkir integrale. Quindi a questo punto voi mi dovreste dire qualcosa, forza, vediamo. A chi mi fa la domanda giusta? Regalo? Niente. Però a questo punto vi ho detto che metto 50 grammi su chilo di una farina. Che domanda mi dovreste fare? Visto anche tutto quello che ho detto fino ad ora, Dai, vediamo chi fa la domanda giusta. Così vediamo se siete dei grigliapizze o no. Ah, Domenico, dai, ci siamo. Non è proprio quella la domanda giusta, anzi dovreste farmi una domanda tentando anche un po' di insultarmi. Vi do il permesso, fatelo, no? Facciamo un 666 di idratazione a chilo. Poi ci pesiamo.
nostro lievito, vi do un po' di tempo, io intanto preparo tutto. 2 grammi a chilo. Poi vediamo se avete dato, se avete fatto la domanda giusta. Ok. E via il lievito. Voilà. Ci pesiamo, sì, dai, ci pesiamo già il sale. Scusate se vi metto davanti, sono un po' storto. Come io per la napoletana sto a 2,5%, quindi 25 grammi a chilo. Ok, ci rimettiamo gli auricolari e partiamo a impastare anche qua. Quindi è giù, eccoci qua. Bravo Marcin, esatto. Voi mi dovreste dire, Giova, ma mai smarronato fino ad ora con l'omeopatia e metti dentro 50 grammi di una farina? Che cacchio dovrebbe fare 50 grammi di questa farina? Vero? È verissimo. Il fatto è che, ragazzi, l'Enkir ha una struttura particolarissima, veramente particolare. È una farina, è un farro monococco, sì, questo è Enkir marino, è un farro monococco che ha tantissime proteine e pochissimo glutine. E ho notato sperimentalmente che una piccola aggiunta su questa 00 è come se mi lubrificasse la struttura delle proteine, mi aiuta ad assorbire ma allo stesso tempo mi alleggerisce la struttura e quindi ho una pasta ben sostenuta che mi sviluppa bene ma allo stesso tempo si apre con una facilità incredibile quando vado a stendere il panetto. Abbiamo tentato di approfondire l'aspetto tecnico, ma ovviamente è un po' difficoltoso. Però l'Enkir è così strano. Voi pensate che è un cereale che ha 16 grammi di proteine, cioè siamo sopra qualsiasi manitoba, per dire. In più, usando l'integrale, quel pelo mi aiuta ancora di più a assorbire bene l'acqua e mi dà questo mix che funziona veramente bene. Quindi, in alcuni casi, se l'azione di un elemento è veramente potente, certo che lo si può ridurre, può esserci anche in piccole dosi, ma non è il caso dell'olio che dicevamo prima. Con, tra l'altro, questa 00 mi aiuta veramente ad avere una struttura molto migliore nella stesura del panetto. Provato, straprovato e riprovato. Questa combinazione funziona, eh? Poi va a sapere le altre. Questo non lo so. Ritorno di voce. Strano. Ci vanno grassi tipo strutto. Nella napoletana, Luca, ma sei matto. Bravi, vedo che in tanti mi avete detto, Giova, ma cazzo, ma ci hai rotto le balle con l'omeopatia fino adesso e mo ci metti il 5%. Con l'Enkir è veramente potente, veramente potente. Nicolai, ce l'hai fatta e come io ti stimo tanto, questo è il mio parere, sei la nostra guida verso la giusta maniera di fare il nostro lavoro bene, onesto e preciso, e i tuoi risultati si vedono in diretta. Nicolai, grazie mille. Ragazzi, Nicolai è venuto da me apposta dalla Russia, Nicolai, non ricordo neanche più, dalla Bulgaria, non mi ricordo più, scrivimelo dai, perdonami se non mi ricordo, ma ovviamente mi passate sotto in centinaia e non ricordo i dettagli di tutti. Marco Pellizzari, scusa Giova, ma dopo le 24 ore di frigo quanto fai di TA? 24 ore di frigo in che fase? Mattia, l'Enkir integrale ce l'ho solo io, mi sa che l'integrale non è ancora in vendita. E Federico, questo mix funziona così, non posso dirti che la stessa cosa funzioni con altre farine, non l'ho provato. E Marco Pellizzari, mi devi dire dopo le 24 ore di frigo di quale impasto, in quale fase, se no non capisco.
Sozopol sul Mar Nero, vero. Giovanni, puoi utilizzarla 32-36. Cosa? Madonna. Ciao Pier, ciao ma... Dopo le 24 ore di puntata della napoletana, allora io per la napoletana generalmente quando la farina adatta, che non esagera in tenacità, mi faccio un 24 più 24 e poi ovviamente mi regolo con le temperature ambiente per vedere come far arrivare i panetti giusti. Esatto Nicola, siamo fottuti, l'abbiamo messo troppo presto, e mo che cazzo succede? Basta, basta, la pizza non viene, è finito. Glutine non si forma, il coso, la pasta scappa dall'impastatrice, l'impastatrice esplode, lo stomaco muore, basta, finito. Lo zucchero, Giovanni, lasciamo perdere. Allora, come regola generale, l'avevo già data, però ogni qualvolta trovate una ricetta di un prodotto salato che contiene zucchero, generalmente è una cazzata. O la famosa acqua tiepida, non so se avete presente. No, Alfiero, qua faccio 24. Oh, raga, però, mo vi voglio bene, però. E venitevola a fare sto corso di napoletana che vi faccio vedere il mio processo, no? Comunque, un 24 più 24, tutto di frigo. Ok? A proposito di corsi eccetera, lo ridico qua nella diretta, ragazzi, praticamente è finito tutto fino ad agosto, eh? Rimarranno forse, guardate sul il post che tengo inchiodato nella pagina Facebook, praticamente gli spazi sono finiti tutti, rimane pochissima roba e quindi se ne parla da settembre, in cui però ricordate che la disponibilità sarà dimezzata, quindi... Io per la napoletana uso un 50 tipo 2, 50 tipo 0 e mi trovo risultati sia nel gusto che nel resto. Faccio senza olio come date consigliato, però non capisco come fa la più croccante sta pasta. Federico, però se fai una napoletana, attenzione a tutta sta croccantezza. Cioè, se fai una napoletana, non ho capito di che croccantezza parli. Nella napoletana non deve esserci croccantezza, tranne che appena tirata fuori dal forno. Inizi malissimo, Matteo, per una napoletana tonda da 300 grammi. Se fai una pizza normale da 300 grammi, la fai cruda o non la fai napoletana. Troppa massa per la superficie sulla quale la stendi. Se invece va bene, con i 300 grammi fai 40 cm di diametro, allora va bene. Ciao Luca! No, no, ma lo sai, io sono fatto così, ma figurati. Tanto se non mi fanno incazzare gli altri, mi incazzo io. Ma non è incazzarsi, è discutere con passione e animosità. Avendo provato i vari tipi di forno a parità di impasto fatto a regola d'arte, la napoletana la trovi più facile da ottenere nel forno elettrico a gas o a legno, rispettando gli stessi gradi. Grazie. Paolo, il forno a legna nel 2020 deve essere lasciato dove sta. La legna nel 2020 deve stare nei boschi. Punto e a capo. Il forno a legna non ha più il minimo senso di utilizzo. Ciao Luca Schilirò. Non ha più il minimo senso di utilizzo, tranne arzigogolate motivazioni di marketing che il cliente ti viene a comprare perché ha il forno a legna e non quello elettrico, ma su cui io sono molto 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 scettico, perché il marketing tu lo puoi impostare su quello che vuoi. Perché devi andarlo ad impostare su una cosa che ti rompe le balle? Non so se mi spiego. Impostalo sulla sulle cose comode, no? Devi per forza impostarlo su una roba che ti rompe le balle. Impostalo su un'altra roba. La legna per la pizza è vietato in Norvegia. Ciao Paolo Mette Magno Berti. Questo io non lo so, se è vero o è una cosa intelligente. Basta costa legna. Siamo nel 2020. Ma voi rendetevi conto quanto siamo stupidi, no? Siamo tutti d'accordo che è ridicolo continuare a usare il petrolio per spostarci con le macchine, però utilizzare la legna per scaldare i forni non appare ridicolo. Ma ragazzi, ma dai. Giova, ma te il cornicione vedo che lo fai croccante al alveolato.
E allora tu vedi quel crunch. Esatto, Paolo, esatto. Cioè, ragazzi, bisogna far andare il cervello. Ti volevo dire, Madonna, quanti siete? Il croccante che vedi quando faccio della pizza è proprio appena tirata fuori dal forno. Quello deve esserci. Poi però deve diventare morbido. Luca Ponzini, ma come si fa a raggiungere 400 gradi con il forno elettrico? Che domanda è? Con delle resistenze puoi raggiungere anche i 1000 gradi se vuoi. Finito, ragazzi, l'impasto. Cioè, dipende che tipo di strumentazione hai. Cioè, il raggiungere i 400 gradi mica dipende dal tipo di sorgente di calore che utilizzi, dipende non dal tipo, ma dal come. Io ho un forno qui che raggiunge 520, un forno elettrico, perché non può andare. Non vorrei dire una stupidata, ma mi pare che alcuni altoforni per l'acciaio usino forni elettrici. Qualcuno mi dica se sto dicendo una stupidata, quindi figurarsi. Per fondere l'acciaio, insomma, altro che 400. Però non vorrei dire stupidate, mi pare di averla sentita sulle robe dell'Ilva, lì una roba del genere. Voilà. Anche l'impasto napoletano è pronto, come avete visto, ho inserito il sale quei 12 secondi troppo prima, quindi l'impasto è andato, vedete, maglia inesistente, ma come facciamo? Lo buttiamo. Ragazzuoli, anche per lui stesso lavoro, ce lo mettiamo in un recipientino, un giretto di olino, così ci si stacca e andiamo in puntata. In massa, vedete, io lavoro molto in massa, eh? Poi dipende dalle condizioni, eccetera, eccetera. Sia per napoletana che per teglia lavoro molto in massa. Voilà, andiamo a chiudere e poi lo sistemiamo. Oh, allora, arrivo, eh? Andiamo di qua, mi metto un timerino per ricordarmi da Napoli. Quindi, ok, eccoci qua, figliuoli. Voilà, facciamoci due chiacchiere, dai. Adesso abbassiamo qua i treppiedi. Voilà. Eccoci qua. Allora, Luca, adesso ti banno. Michele, questo è un 66? Cos'è che avevamo fatto, ragazzi? Mi pare 666. È un 666 grammi su chilo. Ecco, rifaccio la domanda. 55% di H2O. Hai mai usato una farina Manitoba anziché 00? Che cosa vuol dire una Manitoba anziché una 00? Una Manitoba può essere 00, può essere 0. Il termine Manitoba noi lo utilizziamo per identificare più che altro una farina forte, non la raffinazione della farina. Che cavolo. Ok, quello ce l'ho anch'io, Giova. Allora, Giova, sull'ultima temperatura giusta secondo te del cielo e della platea? Dipende dal forno.
Dipende dal forno. Rudy, the number of the beast. Yes, 666, the number of the beast. Quindi l'impasto di napoletano, oltre ad avere le problematiche per l'inserimento del sale, avrà anche problemi di possessione demoniaca in quanto l'idratazione è del 66,6%. Ma in una risata, oh. A ridere si perde tempo, forza, produrre. Io però sto usando un forno a legna, ma ha un mam vecchio di 10 anni. Ma hai un locale tu, Federico? Se te lo ritrovi che è già lì, vabbè, lo usi, per carità. Però tanti che magari aprono il locale e appositamente e si mettono il forno a legna, ragazzi, è veramente una roba fuori dai tempi, antistorica, ma è una roba, è assurdo, porta solo problemi. Ma chi se ne fotte? Allora, avendo tolto dal campo delle robe che dà profumi, che dà sapori, tutte quelle idiozie lì che vi propagandano da secoli, la gestione è scomodissima, oltre al fatto che adesso veramente con le normative è un problema. Ma ragazzi, è legna. La legna non bisogna bruciarla, basta, finito. Ma ragazzi, magari in pianura padana sono 2 mesi che respiriamo particolato a PM10 e PM2,5 da intasarci le vie respiratorie. E siamo qua ancora a pensare di dover bruciare la legna per cuocere le pizze. Oddio, buono, dai. Poi, aspetto marketing. Ma scusate, ma chi ve lo fa fare di dover basare il marketing sul forno a legna? Ma cazzo, ma che cosa siete? Una pizzeria del 1987 che deve scrivere ancora fuori forno a legna. Vi ricordate anni 80-90? Pizza, ristorazione, colazioni, bistecche, forno a legna. Ma che cazzo siete? Ma dai, ma impostate il marketing su un'altra cosa. Impostate il marketing su un'altra cosa. Io vi aiuto anche in questo. Giovanni, sei un grandissimo, tutto vero quello che dici, sei un vero professionista. Emanuele Zedda, grazie mille. Mi fa piacere. Ma quindi elettrico e gas, parlando di pizzatori, ragazzi, col passare degli anni useremo solo elettrico, è inevitabile. Non penso si userà neanche più il gas è un succedaneo della legna, ci dà più o meno la stessa impressione e lo stesso tipo di lavorazione, perché alla fine la fonte di calore, invece che essere dalla legna messa lì e dalla, come si chiamano, gli iniettori del gas, non mi ricordo. Insomma, dagli ugelli da dove esce fuori il gas che vengono accesi, quindi è la stessa cosa, ma andando avanti alla fine si userà solo l'elettrico. Quindi, innanzitutto complimenti, hai mai usato farine Cellino? No, capito, sarà inevitabile andare ad utilizzare solo i forni elettrici in qualche... C'è troppa gente che pensa ancora che la legna dia aroma alla pizza. Mi ricordo quel bellissimo servizio che aveva fatto, bellissimo, vabbè, insomma, quel servizio che aveva fatto Report sulla legna nei forni a legna per la pizza anni fa. Qui c'era, mi ricordo quale dei pizzaioli napoletani, che allo stesso tempo si sperticava per dire che la pizza assolutamente non era nel fumo, perché un forno che funziona bene non deve avere il fumo, deve avere il tiraggio corretto, eccetera, eccetera, ma allo stesso tempo ti diceva che aveva l'aroma della legna. Ora, ragazzi, io lo so che siete tutti religiosi, omeopati e via dicendo, ma tranne influenze divine che non si riescono a spiegare, come fa sta pizza a pigliare l'aroma della legna se la legna non ci va sopra? Ora, siamo tutti d'accordo che il carbone non ci dovrebbe cadere. Siamo tutti d'accordo che la pietra dovrebbe essere pulita. Ma se anche il fumo non gli passa sopra, ed è giusto che non le passi sopra, perché sennò c'è qualcosa che non va, sta roba da dove dovrebbe arrivare? In 60 secondi, tra l'altro. Mo me lo spiegate? Io lo so che sta cosa è stata detta, creduta per decenni, ma voi vi rendete conto dell'idiozia della faccenda? Ora, o ci va il fumo sopra, e allora sa fumica e sa di legna.
o non ci va e quindi non si affumica. Ma qualcuno che si diletta nel barbecue ha idea di cosa bisogna fare per dar l'odore di affumicato a un pezzo di carne? Qualcuno che è appassionato lo scriva. Ho tanti, followers che sono appassionati di barbecue. Ma per dare l'aroma di legna alla carne? Ma ragazzi, dovete fare un fumo di bestia, mollarcela dentro per ore? Ma robe assurde! In che modo la pizza dovrebbe prendere l'aroma di legna se sta nel forno 60 secondi, il fumo assolutamente non c'è, eccetera, eccetera. Anche sta storia, basta, vi prego, e date una mano a chi in questo campo tenta di spiegare correttamente queste cose e di arrivare a tutti. Quindi vi prego, condividete, dateci una mano. Per ora è che ci sono solo io. Ci sono tante persone che dicono cose giuste, le cose come stanno, sono realisti, oggettivi e non si lasciano prendere dalle idiozie, dalle marchette, dalle pugnette, dalle cagate. Quindi aiutateci, grazie. Scusa Giovanni, ma volendo offrire napoletano in un locale, treno le lea. Ah. Ma sta pizza... No Matteo, per ora non faccio gluten free. Ciao Roberto, carissimo, come andiamo? Tutto bene a Fuerteventura? Ci vuole 5-6 ore di fumo per dare aroma alla carne. L'altro giorno su un gruppo di griglia pizza ho discusso con una tipa sull'aroma del legno. Quando le ho chiesto se nella pizza cercava l'aroma di affumicato tipo birra rauco, specco, di torbato come il whisky, non mi ha più risposto. La pizza va cotta, non affumicata, giusto? Assurdo. Ok ragazzi, quant'è che siamo in diretta? Abbiamo fatto un'oretta, secondo me, esatto, 58 minuti giusti. C'ho un po' il timer. Non lo so, ma il fornalegna affascina. Va bene, ok. Per me va bene, affascina, tutto quello che vuoi. Un'altra cosa che ci si dimentica è che quando aprite un business non state a fare la filosofia. Quando aprite un business, il business deve andare. Del fatto che vi affascina, non gliene frega un cazzo a nessuno. Del fatto che i clienti devono essere affascinati a comprare un ottimo servizio, un ottimo prodotto e pagarvi ottimamente. Tutto il resto sono idiozie. Il fascino, lasciatelo da un'altra parte. Potete far pagare i clienti, convincere a pagare i clienti, convincere a pagarvi i clienti con altre cose, con altri fascini che sono molto più comodi, meno eco-insostenibili, eccetera, eccetera. Quindi, ciao Giovi, usavo fornalina, poi sono passato al metano, i clienti convinto che va legna, è buona, gli ho detto che andava a metano, non è più buona, non è più buono lo stesso. Ah, sì, sì, ci credo, certo, ci credo. Adesso non ci spiega la funzione. Allora, per affumicare elementi che assorbono bene facendo un fumo importante ci vuole almeno 5 minuti, ma sono in particolare situazione alimenti almeno di un'ora. Ciao Giovanni, sono stato al Mulino Marino 15 giorni fa per acquistare un po' di 0,2 burratto. Mi ha detto il ragazzo del negozio che stai lavorando per una focaccia genovese con un mix di farine. Quando ce la fai vedere? A Giova, faccela vedere, faccela toccare. Siete incredibili, io faccio ore di dirette, ore di contenuti, ore tutto gratuito e volete ancora altra roba. Ragazzi, sapete che io dico le cose come stanno. Internet non vuol dire gratis. O se c'è roba gratis, quello è. Se volete roba in più, corsi, consulenze, richieste e sono qui per voi. Se no qua non la finiamo più. Sulla mia pagina Facebook, su YouTube, io veramente... Ma sapete che avrò centinaia di ore di contenuti? Io vi voglio bene, però... Va bene, dai figliuoli. Niente, adesso lasciamo un attimo a temperatura ambiente gli impasti per farli riprendere, perché mi raccomando, soprattutto quando lavorate con quantità basse di lievito... Se buttate tutto al freddo e al gelo, quella roba lì o una parte di quella roba lì vi lascia, vi salute, quindi non lavorerà bene. Quindi fate in modo che i vostri impasti partano prima di andare al freddo e che il freddo non sia esagerato, perché sennò
gli impasti non lavorano bene. Quindi li lasciamo un po' fuori, poi andremo in frigo, poi staglieremo, alcuni per usarli direttamente domani, alcuni per usarli dopodomani, eccetera, eccetera. Molto bene, io vi auguro un buon fine weekend, un buon inizio settimana, seguiamoci as usual. Chi è interessato ai corsi non aspetti oltre perché fate il male vostro, non il male mio, sappiatelo. Se aspettate ancora un po', ve ne andate al 2021 e chi si è visto si è visto. Quindi compilate ste form e senza indugio confermate, fissate e organizziamoci. Mi raccomando, non grigliate le pizze. Chiaro, un abbraccio.